Nuovo terribile incidente sul lavoro verificatosi stamane poco dopo le 11 a Filo Gaso, in provincia di Vibo Valentia. Il bilancio di due morti: Vito Iellamo, 42 anni, di San Pietro a Maida, e Gabriel Daniel Popan, di 43 anni, di origine romena, residente anche lui a San Pietro Maida. I due operai erano intenti a sistemare alcune grondaie del palazzo municipale locale quando, secondo quanto ricostruito, avrebbero inavvertitamente toccato i cavi elettrici. I tentativi di soccorrerli da parte dei medici del 118 sono stati inutili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, e i carabinieri di Maierato, che stanno indagando per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.